Il progetto per il lavoro è sicuramente necessario anche per combattere quella stortura di questi tempi, la più grave, che è la crescita inarrestabile delle disuguaglianze sociali. Ecco, in un paese come l'Italia queste fratture, vedete, si trasformano in diseguaglianze territoriali. Il rapporto Svimez, non vi sarà sfuggito, quello del luglio scorso, sull'economia del mezzogiorno, in cui si dice che il Sud scivola sempre di più nell'arretramento. Rispetto al resto del paese, al Sud crollano il PIL pro capite, i consumi delle famiglie, gli investimenti dell'industria e il numero degli occupati. Aumenta invece in 5 anni di 2,5 volte il numero delle famiglie assolutamente povere. Allora, del mezzogiorno però non si parla, del mezzogiorno non si parla più e questa rimozione è un segno di miopia politica. Qualcuno può immaginare che la nostra ripresa prescinda dal mezzogiorno? Che l'Italia possa rialzarsi così a metà? Certo, io sono convinta che noi ci rialzeremo, ma tutti insieme, non a metà. E per questo c'è da fare una scelta politica in merito alle disuguaglianze territoriali. Ecco che sorge quindi una nuova domanda: su che cosa deve far leva l'Italia perché sia davvero competitiva nel mercato internazionale?